raga, sta per segnarci l'immobile. Sono 50 tentativi che ci sta a provare. Non ci stiamo guardando nemmeno noi. Sta provando. La scarpa d'oro va, la scarpa d'oro. Segna! È la mia misericordia di Gesù Cristo, ragazzi. Ciro Immobile la chiude. 9 punti. Punteggio pieno. Estasi totale. Mazza, 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 Ciro. Quante te ne dovrei dire? Cioè, io potrei benissimo metterla a provocazione. Nel senso, da dire, sto ragazzo che si ritrova. Perché tu non sei casualmente a vincere quel titolo. Sì, rigorobile. Ma comunque i gol in movimento li aveva fatti. I gol belli li aveva fatti. Scarpa d'oro. Rigore o non rigore, perché quale scarpa d'oro non è stata rigorista? Ora trovatemi una scarpa d'oro che negli anni non è stata rigorista. Trovatemela. No, perché se no chi è che fa i gol in maggioranza? Questo tipo di giocatore qua. E Immobile se ne va sconsolato, arrabbiato. Ma ci rimarrà impressa sta faccia. Il fatto che abbia segnato soltanto adesso e che non gli sia girato bene il resto un po' la testa e sia un po' rammaricato, e sappia che lo pioveranno un po' di critiche. Ma ci sta. L'importante alla fine è che abbiamo vinto. Io ragazzi vi dico solo una cosa. Guardiamoci un attimino intorno. Lì la Spagna tra Georgia e Grecia sta per portare a casa 2 punti. Va bene che sono squadre più importanti della Lituania. Ci mancherebbe altro. Allora, fino a 5 minuti fa la Germania stava perdendo con la Macedonia del Nord, che avrà dei giocatori più interessanti sicuramente dei vari giocatori della Lituania. Di cui soltanto il portiere sembrava Pop della Weekend League di FIFA 21. Lì c'è Elmas, c'è Pandev, c'è qualche giocatore che l'ho visto il nome, no? Qua in giro per il mondo. Però dimostrazione del fatto che ora come ora Bastoni se ne va mezzo zoppicando. Dimostrazione del fatto che nessuno fa sconti. Nazionale se ci vai ti rompi. Che tu ti chiami Mertens, che tu ti chiami Berardi, che tu ti chiami Chiellini, che tu ti chiami Bastoni, che tu ti chiami in qualsiasi modo. Si sa che tanto qualcuno paga lo scotto. Ha preso una botta alla schiena. Ci sarà gente che pioverà di critiche in base alla squadra che ti va sulla nazionale. Gente che sarà contenta sugli infortuni degli altri. Io mi dissolo tutto questo. Niente ragazzi. E l'Italia che non è che è andata molto convinta nel primo tempo. L'Italia che mi fa incazzare quasi nel primo tempo. Lasciami un piace se sei d'accordo su questa analisi, ma alla fine diciamo che il mio pensiero è sì, te la posso analizzare, ma comunque sono sempre 9 punti. Prendiamo anche queste cose buone che sulla carta devono restare. Ricordiamoci sempre che gli anni in cui non ci arrivammo a quel mondiale si persero punti con le piccole. Fa incazzare un po' le disattenzioni a livello mentale di squadra. Oggi si è subito tanto quanto l'Irlanda del Nord, sia nel primo che nel secondo tempo. Donnarumma ha fatto delle parate e sbagli di disattenzioni abbastanza banali per giocatori che erano riposati. Anche se, ripeto sempre il concetto, queste soste nazionali non sono nemmeno come quelle di una volta, dove c'erano 2 partite ma ce ne sono ben 3. Praticamente anche con la nazionale giochi ogni 3 giorni e riparti e rigiochi ogni 3 giorni. La nazionale è fitta di impegni e finirà a luglio questo impegno con la nazionale, perché ci sarà sì anche l'europeo dove ci vedrà un Locatelli squalificato. Scrivetelo nei commenti, che non ci ho capito un cazzo. Locatelli squalificato salta quale partita? Salta la partita con la Turchia dell'europeo o salta la prossima gara della qualificazione mondiale che Italia e Bulgaria? Gara che lì dovremo rivincere, come dovrà vincere anche l'Italia contro la Svizzera, perché è una squadra che è in Nations League. Se alla fine ti porta a casa i 3 punti, tu glielo perdoni il passo falso, il gol sbagliato di Immobile. Magari Immobile riuscirà a mettere la palla in campo, in porta, in fondo, al saccoccione, una volta in più degli avversari all'europeo, e magari con la Lituania, anziché 1-0, si è fatto solo 2-0 e non 4-0, e sti cavoli. Alla fine ti si perdona, però nelle partite importanti, cioè, ripeto, a me di molto differenza reti nel girone non me ne frega niente, perché con la Svizzera a pari punti non ci devi arrivare. 4 partite, 4 avversari, 8 incontri, 20 punti minimo, 22 massimo, o 24 se ancora ci riesci tanto meglio, e devi vincere tutte. Se devi pareggiare una partita con la Svizzera, scegliere una e massimo pareggia anche l'ultima, che magari sei già primo matematicamente, perché non te ne frega di scendere in campo, e vuoi scendere in campo così con proprio delle riserve, visto che alcuni giocatori neanche sono stati testati. Se non sbaglio Castrovilli l'avevano portato a nazionale, non ha giocato manco 1 minuto, gente come Biraghi. Oggi possiamo dirlo che Bastoni è entrato in campo, tolto l'infortunio, ha giocato male, un po' disattento. Non per fare la battutina, ma Conte che fai? Mi li chiami al cellulare e dici, oh, qui c'è Inter, che ne so, qual è la prossima? No, Inter Sassuolo, quella è stata rinviata. C'è sta Inter coso, gioca, cioè non sudare, che se no ti viene il broncopolmonite. Poi alla fine si è fatto male lo stesso, però giocava un po' con le mani in tasca. Mancini, come ha giocato con le mani, Bastoni, come ha giocato con le mani in tasca anche un po' il Sharawi e Pellegrini, primo tempo un po' troppo leggeri, un po' troppo superficiali, un po' troppo giocatori da Roma, anche se quest'anno giocatori da Juve non è che siano un grande esempio, però
Cioè, un po' roba lasciata lì, tanto per dire una partita, questa prima o poi arriva il gol, e invece il gol abbiamo dovuto prendere con i cambi. Cioè, con Chiesa che ti entra in campo, bim bum bam, ti fa comunque un tiro in porta ciabattato, ti crea una parata, cosa che non aveva fatto il portiere tutto il primo tempo, nel secondo bombardato e alla fine è bastato per subire due gol, fare 500 parate, Immobile che ha sbagliato di testa, di piede, di destra, di sinistro, una volta aveva fatto una bella azione sull'allungo, il dribbling, il movimento, lo vedo. Si vede che Immobile di questi gol sbagliati, alcuni erano giusti, cioè ci può stare l'errore, è bello anche il modo in cui te lo sei procurato il tiro, un sinistro largo, un sinistro a puntare il difensore, il portiere che ti sbarra lo specchio, però alcuni, cioè, ripeto, devi avere l'Harry Kane, devi avere il giocatore riferimento, tu devi arrivare all'Europeo sapendo che conto su Immobile, punto, non su Immobile o Belotti, noi dobbiamo avere una gerarchia, dobbiamo avere un 11 iniziale ben chiaro, perché se c'è l'abbondanza ben venga. Però serve avere il punto di riferimento, l'abbiamo sempre avuto. Forse non l'abbiamo avuto nel 2006 perché gli attaccanti ruotavano tanto, c'era come a volte Gilardino, ci buttavi dentro Iaquinta, ci buttavi dentro veramente Del Piero, ci buttavi dentro Totti, ci buttavi dentro Toni. Altri nomi, altra roba. Però arrivo sempre lì. A centrocampo le trame le abbiamo viste, forse mossa poco palla all'inizio. Mancini sarà contento, gli ricorderanno l'ennesimo risultato utile consecutivo, il fatto che avrà superato i più grandi allenatori della storia dell'Italia, anche se sono sempre qua a ricordargli che questo grande record non comprende un europeo e un mondiale. Voglio vedere se questa striscia, se continua a striscia, sto scherzando, con la Turchia, la Svizzera e il Galles all'europeo, perché lì sì che sono le gare quelle che valgono sui tiri da tre del basket. Queste sono tiri che valgono due, perché sono qualificazioni, sono Nations League, che fondamentalmente fino a qualche anno fa non esisteva nemmeno, sono coppe, cose così. Quando arriviamo poi a giocare contro i due, serve avere un'identità, un 11 iniziale. E in questo momento Immobile non ha niente di meglio di Belotti. Mi dispiace purtroppo vedere Immobile che stecca l'ennesima partita dove, avendo non giocato la scorsa, ma tutta la squadra, mi aspettavo di più. Non voglio vedere valanghe di gol. Cioè, il Belgio ne fa 7, l'Olanda ne fa 8, o viceversa, con le riserve, perché nel Belgio giocavano così, Doku, Trossard, Benteke o Batshuayi, quando in realtà dovrebbe giocare Mertens, De Bruyne e Hazard, capito? E giocano a centrocampo Pratt e Van Aken, uno dal Bruges, l'altro dall'Leicester, panchinaro, invece dovrebbe giocare Witzel, Borussia Dortmund e De Bruyne, e ti fanno 8 gol perché sanno giocare, sanno creare. L'Italia è una squadra che sa creare tanto, sa palleggiare, ma non riesce ad avere quella quantità necessaria per trovare gol, quella precisione, quella fama, quella cattiveria, quella scioltezza, quell'eleganza che il nome Italia non l'ha mai avuta come caratteristica. La nostra identità di calcio non ha mai previsto storicamente 5-0. Sì, è capitato qualche volta con le Isole Faroe, certo, forse erano anche amichevoli persino, forse nelle gare proprio quelle dove c'è leggermente più importanza delle qualificazioni, no? Non abbiamo mai osato andare in over, no? Schedinari. Chi è che gioca l'over 2,5 dell'Italia? Se le giocate le schedine sulla nazionale, non per invogliarvi. Ma è un suicidio giocare over 2,5 con l'Italia. Anche se affrontassi i pinguini ora come ora. Che alla fine, fondamentalmente, ti basta dire che hai preso 0 gol ed è sufficiente. Ti basta guardarti in giro per il mondo e vedi comunque che qualcuno stecca, tante steccano. E tu, seppur aver affrontato squadre che sono umili sulla carta, Irlanda del Nord, Bulgaria, hai vinto 2-0, 2-0, 2-0 con due gol di scarto e sei easy. Però, ripeto, arriveranno delle gare importanti. Servirà a capire chi è la titolare. Fatemi anche qui sotto l'11 titolare che vorreste vedere a questo punto con la Turchia, con o senza Locatelli. A proposito, quello ricordatemelo ancora. E niente, ci vediamo nei prossimi giorni perché mi hanno lasciato una notizia negli ultimi minuti di Marzi. Porco. Ma non si fa così. Chi ha capito, Di Marzio, non si fa così, eh. Io sto guardando una partita, siamo in live. Non si può dire certe notizie così mentre guardo l'Italia, quella lituana. Io mi distraggo facilmente. Ha capito, ha capito. A domani forse, chi lo sa.